Adesso io questo impastino farò così, lo lascerò riposare come al solito un 10 minuti, un quarto d'ora, sempre all'interno dell'impastatrice. Poi lo alzerò sul banco, gli farò le solite pirlature, altri 5-10 minuti di riposo e poi, ma forse anche un quarto d'ora, e poi ce lo stagliamo insieme. Thank you.
ragazzi, buonasera e rieccoci qua in pizzeria finalmente per la seconda parte del secondo video. Questo è l'impasto quasi cresciuto, necessita secondo me ragazzi di un'altra oretta secondo me di lievitazione a temperatura ambiente prima di riporlo in frigo, ok? Perché poi comunque un'oretta di frigo prima dell'utilizzo glielo facciamo fare sempre. Quindi ragazzi, adesso sono le 6:20 esattamente, un'oretta e poi va in frigo, d'accordo ragazzi? Quindi noi ci becchiamo direttamente verso le 7:30-8 per la prova forno, ok? A dopo ragazzi. Ragazzi, allora si parte subito, iniziamo con una tonda. Vedete ragazzi, questo è l'impasto pienamente maturato, ok? Quindi solito aspetto rilassato, va bene? Allora ragazzi, iniziamo con la tonda, poi dopo ci abbiamo subito un metro, quindi vi mostro entrambi i prodotti con questo impasto, ok? Oh,
Allora ragazzi, come avete visto, impastino facile facile, con il quale ci potete fare un po' di tutto, pizza napoletana, un po' di contemporanea, anche la pizza a metro se siete abbastanza pratici. Per quanto riguarda ragazzi, nella fattispecie con la pizza napoletana, in effetti non è altro che un bel diretto puro e semplice, alla vecchia maniera, quindi nulla di più facile per fare la nostra pizza napoletana. Discorso diverso invece per la pizza contemporanea. Ma utilizzando ragazzi una farina di media forza e portando la maglia glutinica quasi al suo limite, quindi spingendo la maglia glutinica sotto il 70%, pur non avendo un prefermento a disposizione, quindi la potenza esplosiva del prefermento, è comunque possibile ottenere, in base alla lavorazione che noi gli diamo, al pannello ovviamente, un prodotto ben alveolato, strutturato e leggerissimo. Che poi ragazzi, lo sappiamo bene, io lo dico sempre e lo ribadisco ancora una volta, l'importante ragazzi è sempre al palato e quindi l'esperienza gustativa è la cosa principale, anche se l'occhio comunque ogni tanto vuole la sua parte. Ma non dobbiamo mai dimenticarci che l'impasto deve andare a finire prima in bocca, ragazzi. Quindi occhio prima al gusto e all'esperienza sensoriale. Poi per il resto, ovviamente, se riusciamo a metterci anche un pizzico ecco, cornicione per fare una mezza contemporanea, insomma, perché lo sappiamo, oggi è bello vedere il cornicione alveolato, eccetera, eccetera. È di moda, diciamo così, anche se la moda va sempre subordinata al gusto, eh. Quindi, se possiamo abbinare entrambe le cose, anzi tre cose, parliamo anche della pizza a metro con un unico impasto, ragazzi, che dire? Non c'è impasto migliore, eh? Anche se ovviamente ragazzi a me piace sempre dividere i vari impasti e quindi fare un impasto specifico per la mia semicontemporanea, un impasto per la napoletana e un impasto per la pizza a metro. Salvo ecco situazioni di emergenza come quelle che vi ho elencato a inizio video. E anche oggi ragazzi il video è terminato, come sempre io vi mando un grosso bacione, vi ringrazio come sempre uno per uno degli iscritti, dell'affetto, dei commenti, dei like, di tutto ragazzi, sono davvero felice per come sta andando questo canale. Ragazzi, un abbraccio, un bacione da Tony, non so se si legge, alla prossima, ciao! Heart gon' speed so fast, splash on my brain. Wanna get you 당장.